Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone. Extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, gioca l'extreme football. Siamo noi l'elite, siamo qui e giochiamo a Extreme football. Ehi, Greg, ciao. Ciao, dimmi. Tieni, ecco il tuo libro, l'ho già finito. Grazie. Mi dispiace per il compleanno di tuo fratello. Avevo un impegno, non ce l'ho fatta passare. Non preoccuparti. Se avessi potuto, non ci sarei andato nemmeno io. Tutti quei giochi da poppanti. Però abbiamo fatto una partita a palla prigioniera. È stato divertente. Davvero? E tu come te la cavi? Ma come? Non sai che sono un vero specialista? Davvero? Ho battuti tutti ad occhi chiusi. Sto sognando, stavi davvero parlando con Greg? No, gli stavo solo dicendo che non temo affatto le prossime sfide. Già, il grande Dimi è il terrore dell'extreme football, lo sanno tutti. Già, mi fa così paura. Ciao, Greg. Che succede? Perché quella faccia? Hai visto come lo trattano? Vorrei tanto aiutarlo. Lascia perdere, Joelle, non batterai mai il mio punteggio. Ti sto aspettando da secoli. Sei tu a essere in anticipo. Joelle in anticipo? Questa è bella. E come hai fatto? Hai dormito qui per caso? Non capisco di che parli, sono sempre puntuale. Sì, come no, io sono una renna di Babbo Natale. Ehi, attenti, c'è Dimi il terribile. Smettetela. Guarda, continuano. Hai ragione, non sono molto gentili con lui. Andiamo, Renatone ci sta aspettando. Andate pure, ora vi raggiungo. Dimi, il tuo amico Greg ti sta aspettando. Perché lasci che ti trattino così? Quello che fa la mia squadra non sono fatti tuoi. È vero, ma non mi piace che un mio amico venga preso in giro. Allora facciamo così. D'ora in poi non siamo più amici. Cosa? Problema risolto. Dai, sbrigatevi, tutti intorno a me, si comincia. Sei tu a dover scegliere la sfida, Greg. Hai un'idea o vuoi il nostro aiuto? Certo, ma sta fermo. Sì, ho già un'idea. Siete pronti? Noi sì, questi pivelli non so. Per favore, Sly, siamo qui per ascoltare la sfida. Greg, tocca a te. Per la partita di domani ho deciso di proporvi palla prigioniera in versione extreme football. E che gioco è? Quando un giocatore viene colpito sulla schiena dal pallone, deve restare immobile per 2 minuti. Se tutti i giocatori di una squadra vengono toccati, il gioco continua fino a che non si fa gol. Ma è un gioco per bambini. È roba da scuola materna. No, è troppo forte. Mi piace. È vero extreme football. Bravissimi. Ok, abbiamo capito, ma ora la parola torna agli interessati. Allora, Darkseid, accettate? I piccoletti vogliono giocare con me all'asilo? Non possiamo rifiutare. Vedrai che bella batosta vi daranno questi bambinetti. E per il campo di gioco, la team, quale avete scelto? Il parco, con gli alberi e gli ostacoli. Sarà ancora più divertente. Bene, sfida e campo di gioco scelti. Ci vediamo domani. Buon allenamento a tutti. Allora, direi che è facile come sfida. Abbiamo sempre giocato a palla prigioniera, no? Certo, anche con i palloni riempiti d'acqua. Non ti dico che battaglia. Ok, allora penso che dovremo allenarci su 2 tattiche differenti. La prima è riuscire a toccare l'avversario sulla schiena con il pallone per immobilizzarlo. Benissimo, e la seconda qual è? La seconda è allenarvi a segnare da soli nel caso che tutto il resto della squadra sia immobilizzato. Infatti, non sarà una sfida semplice. Come ti è venuta quest'idea? Beh, io non so, Ines è molto veloce. Grazie. Samu fa delle figure fantastiche con i suoi roller. Non lo nego. La statura minuta di Luna è un vantaggio. E abbiamo il portiere migliore di tutto il campionato. Allora ho pensato che potesse essere divertente. Per una volta mi servirà essere piccola. Non sarà facile toccarmi. Ci sarà da divertirsi con questa sfida. Coraggio. Sono riuscita a prenderti. Greg, ha commesso una. 2 contro 1, non è giusto. Perdete troppa energia a commentare quello che fate. Restate concentrati. Marchiate di nuovo. Allora, prigionieri, ora fate meno gli spiritosi. Gna, gna, gna. Certo. Ah? Dimi. Ehi, Greg. Possiamo fare una pausa? Adesso? Ma siamo solo all'inizio.
fare. Ma... aspetta, dove vai? Vado subito! Non abbiamo appena cominciato! È inutile che urli, se n'è già andato. Che cosa vuoi? Perché hai scelto questa sfida? Ma perché? Non ti piace? So che hai qualche strana idea in mente. Ti conosco da troppo tempo, Greg. È vero! Ho pensato che fosse una sfida perfetta per te. Sei talmente bravo in questo gioco che riuscirai a impressionare quei prepotenti. Non parlare in questo modo della mia squadra. Come? Ma non hai visto come ti trattano? Ti prendono in giro tutto il tempo. Non ho bisogno di te, né della tua pietà. E poi preferisco essere considerato un buono a nulla piuttosto che diventare un traditore. Un traditore? Ma di che parli? Come lo chiami tu un giocatore che sceglie una sfida che favorisce la vittoria dell'avversario? Ma non ho tradito nessuno. Sei molto forte a palla prigioniera. E quando la tua squadra lo scoprirà, la smetteranno di prenderti in giro. Tutto qui. Oh, quindi hai scelto questa sfida per me? Beh, per me chi fa una cosa del genere è un traditore. Ma no! Dimmi, aspetta! Lascia perdere! Ci daresti una spiegazione? È vero quello che ha detto Dimmi? Hai scelto la sfida per aiutarlo a vincere! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Non è come pensate! Invece è proprio così! Hai scelto questa sfida solo per far vincere i Darkseid! Ma no! Io... no, non è vero! E allora perché l'hai fatto, Greg? Spiegacelo! Giusto, Ines ha ragione. Sentiamo la versione di Greg prima di giudicarlo. L'abbiamo sentita, la sua versione. Ha appena detto a Dimmi che ha scelto questa sfida perché sa che è molto forte a palla prigioniera e così lo aiuterà a vincere la partita. No, ho detto solo che è un bravo giocatore, non che avrebbe vinto. E qual è la differenza? Hai dato un bel vantaggio ai Darkseid, ecco tutto. Ti ascoltiamo, Greg. D'accordo. Io e Dimmi siamo stati in classe insieme dalla scuola materna fino alla fine delle elementari. E adesso è un Darkseid, ma fuori dal campo di gioco per me rimane sempre un grande amico. Questo lo sappiamo, e non è per questo che ti stiamo rimproverando. Lo so, ma i Darkseid lo prendono in giro tutto il giorno, non riesco a sopportarlo. Ed ecco perché hai scelto una sfida che mettesse in mostra le sue qualità. Volevi solo aiutarlo. Esatto, io volevo solo aiutare lui, non i Darkseid. Anch'io ho voglia di vincere la partita di domani. Tanto quanto voi. Beh, se è così, hai fatto bene. Un amico è un amico. Ma quale amico? È solo un Darkseid. Sì, è vero. Dimmi, potrebbe essere cambiato. Forse prima di diventare Darkseid era simpatico. È proprio così. Bene, basta così. Ormai la sfida non si può più cambiare. E Greg ha agito senza cattive intenzioni. Quindi mettiamo da parte questa storia e torniamo ad allenarci. C'è ancora molto lavoro da fare. Ben detto. Adesso che Greg ha offerto la vittoria ai nostri avversari, dobbiamo impegnarci il doppio. No, ancora! Non è possibile! Non vi capisco proprio. Vi comportate come se fosse tutto normale. Samu ha ragione. Greg ci ha tirato proprio un colpo basso. Ora basta. Greg si è spiegato. Non ci ha traditi. Perché non la smettete con questa storia? Comunque, quello che ha detto Greg prima è vero. Ines è molto veloce. Luna, con le sue finte, riesce a evitare facilmente il pallone. I roller di Samu sono un asso nella manica e avete il portiere migliore del campionato. Avete tutte le carte in regola per vincere. Ma per riuscirci, dovete crederci. No, stavolta no. Ma che fai, Greg? Hai visto dove hai mandato il pallone? Beh, tu non hai provato nemmeno a prenderla. Greg ha ragione. Non ti sei nemmeno mosso, Joelle. E tu, Samu, non devi farti colpire. So quel che faccio. Se non mi sposto subito è perché preferisco usare un'altra tattica, Luna. Sì, la tattica del voi mi vedete, ma in realtà io non sono qui. Ok, ok. Facciamo una pausa e riprendiamo fiato. Buona idea. Io vado a dare un'occhiata a quello che combinano i Darkseid. Visto che in squadra hanno il campione di palla prigioniera, è meglio andare a vedere come fermarlo. Aspetta, vengo con te. D'accordo, veniamo anche noi. E noi che facciamo? Io sono d'accordo con Luna. Greg ha fatto quello che doveva fare. Per forza. Le due amichette sono sempre d'accordo. Già. Anche quando hanno torto. Non abbiamo torto. Greg cerca solo di aiutare un amico d'infanzia. Io lo capisco. L'infanzia è passata da un pezzo. Dimmi, adesso è cambiato. Ma Greg è sempre leale, anche verso i suoi vecchi amici. Invece dovrebbe pensare di più a quelli nuovi, non credi? È come parlare al muro. Esattamente. Non volete proprio capire. Nemmeno tu. E nemmeno tu. Tu. No, no tu. No, tu. Tu. Prima anch'io ero considerato una nullità. Mi prendevano in giro perché ero timido e mi vergognavo a parlare con la gente. E Samu mi ha aiutato. È grazie a lui se sono riuscito a cambiare e a non dare più importanza a quello che dicevano gli altri. Lo so. Lui fa tanto il duro, ma ha il cuore d'oro. E allora,
Perché reagisce così quando io cerco di fare la stessa cosa con un mio amico che ha dei problemi? Perché Dimmy non è un amico qualunque. Ora fa parte dei Darkseid e tu l'hai aiutato in una partita contro la team. Quindi pensi che abbia fatto un errore? Non hai sbagliato a voler difendere un amico, ma credere di poterlo aiutare facendo tutto da solo non funzionerà. E allora come faccio? Samu ha preso le tue difese quando la gente ti prendeva in giro, ma non sarebbe mai cambiato nulla se tu non avessi reagito. Tu puoi provare ad aiutare Dimmy, ma sappi che solo lui può cambiare le cose. Sì, hai ragione, Tag. A me, passala a me! Bisogna fermarlo! Ci penso io, lo prendo! Ti piacerebbe? Vai a te! Che da fare? Facciamo pausa. Ma come fai a evitare il pallone? Hai un trucco. Non è un trucco, è talento. Avete visto, Dimmy? È intoccabile. Allora, pensate ancora che Greg abbia ragione e che non sia un problema? Beh, sì, è chiaro che i Darkseid hanno un enorme vantaggio. Ah, lo vedi? Avevamo ragione noi. Se hanno questo vantaggio è solamente grazie alla super idea di Greg. Bene, torniamo indietro. Greg, siamo un po' preoccupati. Abbiamo visto Dimmy che si allenava, è bravo. Non so come potremo uscirne a testa alta. È vero che Dimmy è molto forte, ma non può giocare da solo. Quindi se noi colpissimo gli altri giocatori per immobilizzarli, avremo la nostra possibilità. A meno che non lo facciano loro con noi. E così si ritroverebbe lui da solo con il pallone. Joel ha ragione, non eviterà di segnare solo perché siete amici. Ah? Certo, ma... Ok, basta. Direi che per oggi vi siete allenati abbastanza. Non vale la pena continuare a discutere in questo modo. È meglio se ci fermiamo qua. Per domani provate a calmarvi e cercate di ritrovare il vostro spirito di squadra. Non capisco perché continui a difendere Greg. Ha solo voluto aiutare un amico in difficoltà e non c'è niente di male. Io non aiuterei un avversario. Immagina che oggi il tuo amico Greg giochi in un'altra squadra. Già. Se gli altri lo prendessero sempre in giro, non vorresti aiutarlo? Non lo so. Sì, certo. Ma come faremo domani? Cercando di dimenticare questa storia e pensando che sia una partita come un'altra. Hai ragione, ma non sarà facile. Avrei voluto giocare io questa sfida. È un buon presentimento per questa partita. Io e i miei compagni siamo pronti a battervi. Ho insegnato loro tutto quello che so, quindi oggi vinceremo. E non sarà grazie a te, capito? Sì, 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 adesso ho capito. Mi sono sbagliato a volerti aiutare. Oggi forse riuscirai a impressionare la tua squadra, ma se non ti fai rispettare, resterai sempre una nullità ai loro occhi. Non posso fare niente per tu te. Tu pensa per te, Greg. Credi davvero che la team ti rispetterà ancora dopo quello che hai fatto? Che illuso! La vostra forza è che siete una squadra molto unita. Allora oggi in campo è a questo che dovete pensare per riuscire a giocare bene e vincere. Bene, ci siamo tutti ai vostri posti. Vi ricordo i confini del campo di gioco. La porta dei Darkseid è a nord, nei pressi del cantiere. E quella della team è vicino all'edificio principale. Se venite colpiti sulla schiena dalla palla, dovete fermarvi immediatamente. Vi dirò io quando potrete ricominciare a giocare. Pronti per il calcio d'inizio? Su, non fare quella faccia. Sarà bellissimo battervi senza alcuno sforzo. Via! Non sei all'altezza? Aspetta e vedrai! Vedini! Samu immobilizzato! Accidenti! Goditi lo spettacolo! Il prossimo! Troppo lento, amico! Slagliate! Sì, bel colpo, Ives! Greg, è tua! Ci sono! Jenna immobilizzata! Bravissima, Ines! Modestamente! Attenta! Oh, no! Ines immobilizzata! Forza, venite con me! Chi sarà il prossimo bersaglio di Dimmy? Perché non Luna? Vai, Dimmy! Non puoi scapparci! Oh no, non ci credo! Luna, devi fermarti! Bene, Greg, non è rimasto molto della tua squadra! Hey, Greg! Cosa? Greg immobilizzato! Ora dobbiamo solo segnare! Joel, sì, Joelle, fermalo! Parlano bene, Luna! Fermalo, fermalo, facile a dirsi! Attento alla pizza! Rete 1-0 per i Darkseid. Tutti i giocatori bloccati sono liberi. Grazie, Greg. Volevi aiutare Dimmy? Beh, ci sei riuscito. Ora non abbiamo più scelta. Tutti su di lui per bloccarlo. Tira, Joel!
Grazie! È impossibile colpirlo! È troppo forte! Ce ne siamo accorti! Allora dobbiamo smettere di concentrarci su di lui e passare all'attacco! Cosa? Ma... Attenti, contrattacca! Tranquilli, lo fermo io! No! Tu, Osamu! Ci sono! Vieni, pensaci tu! Sì, seguitemi, forza! Oh, alla prossima, fa! Io, la prendo io! Scordatela, Zeta! No! Mai! Staremo a vedere! Vai! Questa volta è mia, nessuno riuscirà a prenderla! Bene, adesso tocca a me! Dai! Parla del cicacci! Oh no! No! Gol! 2-0 per i Darkseid! Sì! Sì, ben fatto! Perfetto, non l'ha neanche vista! Non vale! Mi dispiace, Fett! Saresti dovuto stare più attento! Ma non è giusto! Oh no, non di nuovo! Samu! In espasso! Oh no, ci dà! E invece sì! Jenna! Andi! Ehi! Geniale! Non è possibile, non riusciamo mai a colpirlo! Non riesco a concentrarmi, ho troppa paura di essere colpita sulla schiena! Vieni con me! Rubagli il pallone! Faccio quel che posso! Attenta! Ha fatto una finta! Vai, devi fermarti! No! Questa partita non li stancherà, sono tutti immobili come statue. Tranne Dini, non è stato colpito neanche una volta. È bravissimo! Forza, segna! Sì, sì! Facciamo il terzo gol! Dai, forza! Avanti, Greg, fermalo! La prendo! No! Presa! Pet, sei libero! Finalmente! Samu, anche tu! Evviva! Lo prendo! Lascia, Greg, ci penso io! Samu, gioco pericoloso! Vantaggio per l'avversario! No, c'ero quasi! Rete, 3-0 per i Darkseid! Oh no, accidenti, non ci credo! E ammonizione per Samu! Ma... Fine primo tempo, pausa! Insomma, ragazzi, ve ne sarete accorti. Non è possibile continuare a giocare così. State giocando ognuno per conto proprio, non vincerete mai. Ma non hai visto? I Darkseid hanno un vantaggio enorme. Pensate ai vostri di vantaggi. Quali vantaggi? Avere qualcuno nella squadra che aiuta gli avversari. Così ok, avete ragione. Non avrei dovuto aiutare Dimi senza che me lo chiedesse. Ma trovavo troppo ingiusto il modo in cui i suoi compagni lo trattavano. Volevo fare qualcosa. Voi mi avete accettato nella vostra squadra quando tutti si prendevano gioco di me. Mi avete aiutato. E questo ha cambiato tutto per me. E così io ho aiutato Dimi. Va bene. Devo dire che ti capisco. Anche per noi averti in squadra ha significato molto. Sì, ma abbiamo passato tutto il primo tempo a piagnucolare come bambini. Quando in fondo una volta abbiamo già battuto i Darkseid. E possiamo rifarlo ancora. E poi Dimi sarà anche forte a palla prigioniera. Ma non dimenticate, la team è il miglior bomber del campionato. La ragazza più veloce, una che si intrufola dovunque, un campione dei roller e il miglior portiere del campionato. Beh, che c'è? Non è la verità? Sono d'accordo con Joelle. Non avete alcun motivo di preoccuparvi. Avete le carte in regola per vincere questa partita. Bene, allora andiamo. Sì, andiamo. Allora, siamo d'accordo? Dimentichiamo Dimi e concentriamoci solo sugli altri. Li blocchiamo tutti e poi partiamo in attacco. Ok? Palla alla team! Attenta, Luna! Sì, ci sono! Devi fermarti! Va bene! Dimi, devi colpirli, non passargli la palla! Avanti! Luna! È mia! Non è il tuo compleanno, quindi niente regali! Greg, a te! L'hai immobilizzato! È solo colpa tua, Dimi! Come al solito! A noi due, piccoletto! Quando vuoi, non come ti permetti! No. Mi dispiace, Jenna, devi fermarti! Sì! 3-1 per i Darkseid! Tutti i giocatori sono liberi! Sì! Continuiamo così! Sly e Fett colpiti! Jenna colpita! Oh, scusa! Mi dispiace! Grazie! Ehi, Dimi! Accelera un po'! Che cosa? Prendi questa! Rete! 3-2 per i Darkseid!
Jade, tutti i giocatori sono liberi. Sì, grande. Non è possibile, che cosa fai? Se non vuoi correre, non devi giocare, io... Extreme Foot. Vai in panchina, farti un riposino. Bene, me ne vado. Hai ragione. Ma dove... Ma che fai, dimmi? Te ne vai via? Visto che non servo a niente, dovrete sbrigarvela senza di me. Cosa? E io che faccio? Rimetti il pallone in gioco, Krina. I Darkseid da adesso giocano in 4 contro 5. Pat, vieni con me. Forse volevi dire con me? È così fastidioso. Oh no, non sono riuscita a fermare la palla. Parità, 3 a 3. 5 minuti alla fine della partita. Allora possiamo ancora battere. No! Fine, sta testa! Colpita! Renna, tieni! Siamo qui per te! Ci penso io! Luna! Oh no! Amico della vittoria! Quale attento! Inviamela! Ok, vieni! Cosa? No! Fine della partita! Vittoria della team! Sì! Evviva! Bravissimo, Greg! Sì! Allora, dimmi, adesso puoi dirci perché te ne Eccoli sei andato? Eccoli che ricominciano! Lascia perdere, che se la vedano tra di loro non è compito tuo, Greg! Una vittoria memorabile! Ehi, Greg, aspetta! Volevo solo ringraziarti. Come ringraziarti? Avete barato? No, non è quello che credete. Non mi ha aiutato nella sfida. Non volevo dire questo. Allora di che stai parlando? Prima della partita sei venuto a parlarmi e mi hai detto che ero io a dovermi far rispettare, che ero io a dover reagire, o non sarebbe cambiato nulla. È questo che mi ha aiutato. Ti ringrazio. È davvero una fortuna avere un amico come te. Hai ragione, è così carino. E poi è così gentile. Ok, ora basta, non fate troppo le sdolcinate. Carino, lui è geloso. Non dire sciocchezze, geloso di che? È geloso, oh, no. È geloso. Nuovo stile per la team. 5 squadre, 5 build. Supreme Street, 1000 kick, nuovo stile per la team. Notte giorno a... La palla si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro. Sfide nella street, mille trick sul più bello. Fiore all'occhiello, specialisti della strada. Si superano prove, questa è la nostra casa. Capisci, non importa se si vince o se si perde. L'importante è quanto ogni amico nella squadra serve. Stile, agilità in tutti i sensi. Notte e giorno tra palazzi densi. Black dance e barco in un pallone. Voglia di giocare, pronti per l'azione.